L'Aquila Film Festival, evento dedicato al cinema d'autore, torna quest'anno con un cartellone ricco di eventi. A Palazzo Fibbioni, dopo l'incontro con Stefano Chiantini, regista di Avezzano di film come L'Isola, L'amore non basta e il recente Storie sospese, è stato presentato l'ospite Roberto Andò. Sono stati proiettati due film, Viva la libertà, che ha come attore protagonista Tony Servillo, e Le confessioni, con Alessandro Gassman, ex direttore del TSA. Il festival si propone come luogo di aggregazione sia per i giovani che per gli adulti, un luogo di cultura e di rinascita, soprattutto dopo il terremoto che ha colpito L'Aquila nel 2009. Sono al corrente e sono felice che si è recuperato una possibilità di continuare. Perché essendo entrato da poco nel consiglio di amministrazione del centro sperimentale, la prima riunione ci avevano informato che questa situazione sembrava un po' difficile. Sì. Invece adesso è arrivata la conferma che si riprende. Questo mi sembra importantissimo, perché all'Aquila c'è una tradizione, è stato fatto un gran lavoro, c'era prima questa Accademia del Cinema, e quindi mi sembra importante mantenere questo filo. In questa edizione è stata presentata la collaborazione con Massimo Fusillo, docente di letterature comparate presso l'Università degli Studi dell'Aquila. Il festival continuerà il 21 febbraio a Palazzo Fibbioni con l'ultimo capolavoro di Alfonso Cuarón, Roma. Il 28 febbraio ci sarà il film Disobedience di Sebastian Lelio.